Marco Fo. Che è successo? Allora, applausi scroscianti, penso che in realtà tu non abbia bisogno di tante presentazioni perché ti conoscono tutti, quindi entriamo in media stress e ti do la parola. Ma quello che io posso dire che potrebbe essere interessante è portare la nostra esperienza, cioè noi abbiamo dimostrato in questi anni che è possibile costruire delle situazioni che sono autosufficienti dal punto di vista energetico, anzi producono più energia di quella che consumano, e grazie a questo tra l'altro abbiamo ottenuto un grandissimo risparmio economico, cioè pure vantaggioso, e siamo riusciti a creare una situazione che mette insieme, diciamo, in un modo diverso di vedere la vita da tutti i punti di vista, perché non ci occupiamo soltanto di energia, ma ci occupiamo anche di corsi, di scrivere libri, di fare iniziative culturali, di organizzare percorsi di qualificazione professionale, di organizzare dei veri e propri prodotti, video, canzoni, eccetera, eccetera. È perciò una situazione che propone alle persone un modo diverso anche di lavorare, di avere relazioni, e ovviamente in questo esperimento ha grandissima importanza internet, che ci permette di, ad esempio, fare dei laboratori a distanza per fare delle ricerche. Ad esempio, un lavoro che abbiamo fatto e che è stato per me veramente molto esaltante è stata una ricerca sui Seminole, che sono questo popolo nativo americano che pochi conoscono. Perché? Perché non è mai stato sconfitto. Sappiamo tutte le storie degli Apache, degli Cheyenne, che hanno preso un sacco di botte dai bianchi e sono stati sterminati. I Seminoli invece hanno vinto, o meglio, almeno non hanno perso, e sono riusciti poi negli ultimi decenni ad avere un riscatto incredibile del loro popolo, ed è una storia completamente sconosciuta, una resistenza che dura 500 anni. Noi abbiamo fatto un gruppo in internet, abbiamo fatto una ricerca, abbiamo fatto un libro, abbiamo fatto un laboratorio con mio padre, mia madre, Paolo Rossi, Sud South System, Don Esposito, i Modena City Ramblers, eccetera, e abbiamo creato uno spettacolo, un libro, fumetti, cartoni animati, disegni, illustrazioni, raccolta di immagini, insomma tutto un lavoro che ha mostrato, anche perché poi adesso diciamo in primavera uscirà il libro col DVD e si completerà un'esperienza che mette insieme non soltanto un argomento, diciamo, poco considerato dal potere o censurato dai libri di storia, se vogliamo, ma anche un modo di lavorare assieme, di collaborare, di creare delle situazioni, dove poi ovviamente la situazione di Alcatraz è stato un pochino il fulcro di questo. Ecco, nel nostro progetto in questo momento è fondamentale questo aspetto, non soltanto delle ecotecnologie e del rispetto dell'ambiente, la difesa dei boschi, eccetera, eccetera, ma anche il fatto di creare delle esperienze di lavoro e di vita che siano consone al discorso ecologico e ambientale. E stiamo proprio per questo anche sviluppando un ecovillaggio, cioè abbiamo iniziato a costruire delle case che poi potranno essere acquistate dalle persone che vogliono venire qui a vivere. Ognuno ha la sua casa, non è una comunità, non è una forma, diciamo, avanzata di socialità, è un livello semplice in cui però si mettono assieme delle persone che hanno interessi analoghi, e si spera che questo possa portare poi a delle collaborazioni. Cioè io immagino che oggi sia possibile realizzare delle città verdi, dei posti dove il 999% della superficie è bosco
o comunque Oliveti, Prati, Pascoli, e sono l'uno per mille è costruito, e dove però si radunano delle persone che vogliono sperimentare proprio delle modalità diverse. Io credo che la società attuale e il superamento dello schiavismo feudale dei servi della gleba sia stato superato anche perché sono nate delle situazioni, no? I liberi comuni, le città dove si radunavano artigiani e commercianti riuscendo a sfruttare le pieghe del potere, del sistema feudale, e a partire da questo sono riusciti poi a inventarsi modalità diverse di lavoro, di organizzazione sociale, di relazione sociale, che poi ha portato a un cambiamento di modi di vedere, di modi di pensare, che ha determinato la nascita di una società che, con tutti i difetti che ha il capitalismo, comunque è meglio della società feudale, perché almeno alcuni diritti sono stati acquisiti, sebbene poi bisogna difenderli ogni giorno con le unghie e con i denti. Ecco, io penso che questo sia un tema importante, cioè noi oggi abbiamo secondo me un solo strumento per uscire dalla crisi economica, dalla crisi della politica, dalla crisi anche del movimento, diciamo, che è quello di misurarci con la pratica. Io sono da sempre sostenitore di movimenti come quello che vuole occuparsi oggi dei problemi che avremo quando ci sarà il tracollo del petrolio, no? Le transition town, il movimento della transizione. Perché? Perché è un movimento che è fatto di esperienze concrete, che affronta con delle piccole soluzioni parziali, però vere, che danno dei risultati, la necessità di cambiamento. Cioè, io credo che non possiamo fare lotte per anni e anni, cioè cercare di convincere il potere a darci quello che noi vogliamo. Dobbiamo costruircelo, è necessario mettere in pratica il nostro modo di vedere il mondo, trasformando la nostra vita in maniera tale che sia migliore, che sia più consona alle nostre aspirazioni. Ma questo vuol dire costruire un'economia diversa, un'etica diversa. La differenza tra il movimento Transition Town e tante altre organizzazioni politiche sta proprio in questo: tu non aderisci perché condividi un'idea, aderisci nel momento in cui tu hai fatto un'iniziativa, e il programma politico è la somma di tutte le iniziative che hanno funzionato, e si spera che ognuno che arriva in parte copi dagli altri e in parte aggiunga delle idee, dei punti a questo programma. Ed è anche appunto un programma che si basa su raggiungere piccoli risultati subito, sulla filosofia della spinta gentile, del coinvolgimento, del fascino potentissimo di una visione diversa del mondo e di una pratica diversa dell'arte di vivere. Il che vuol dire poi tante cose. Ad esempio, noi ci misuriamo continuamente con la sfida della professionalità, perché quando tu vuoi cambiare realmente le cose costruendo qualcosa, non importa se sei bravo a parlare in assemblea o no, importa se sei bravo a fare con le mani, con la tua fantasia, con le tue capacità di relazioni. E questo determina anche un cambiamento della politica, un modo diverso di intendere la politica, che dovrebbe essere azione, mentre invece noi abbiamo una scissione, no? Tra quello che ci raccontano i leader e poi quello che fanno realmente, e c'è da chiedersi se sarebbero capaci di fare quello che dicono di voler fare. Misurarsi con appunto i laboratori, la costruzione di posti di lavoro, di attività che poi devono stare in piedi economicamente, è una sfida straordinaria, appassionante, ti costringe a guardare la realtà, a studiarla in maniera diversa, e ti costringe a cercare delle persone che abbiano la stessa determinazione. E qui nasce appunto il problema della professionalità, di cui il movimento diciamo antagonista in Italia si è poco occupata. Nei paesi del nord a me ha stupito il livello di professionalità che veniva richiesto ai militanti,
No, i danesi fecero all'inizio degli anni Ottanta uno dei più grandi mulini a vento del mondo, ma fecero prima una ricerca di un anno e mezzo sulle correnti del vento della Danimarca e poi costruirono fisicamente un grande mulino a vento con 500 ragazzi che lavorarono a lungo, ma prima dovevano fare un corso per imparare a fare quel lavoro. Ecco, è una logica che è assolutamente sconosciuta. Io credo che questo sia un grosso discorso da portare nel dibattito e se permettete io vedo che invece la maggioranza del movimento davanti a questo momento tragico dell'Italia, invece di preoccuparsi come fare a costruire delle barriere reali contro la crisi che ci sta venendo addosso, perché non viene fatto quello che è necessario se non da una piccola parte del movimento. Cioè oggi noi dobbiamo porci il problema di una reazione che aiuti le fasce più deboli degli italiani a sopravvivere a questa fase terribile che è appena iniziata. Allora dobbiamo fare qualcosa, anche piccole cose, appunto, come fa il movimento della transizione, organizzare i mercatini dell'usato, del baratto, le banche del tempo, i gruppi d'acquisto, i gruppi di aiuto, gruppi che fanno autoimpresa. Noi ad esempio in questo stiamo lavorando cercando di formare delle nuove professionalità, continuiamo a fare corsi e laboratori proprio per questo, perché vogliamo dare alle persone, in particolare ai giovani, più strumenti per cambiare la realtà, ma strumenti vuol dire saper fare quella certa cosa, per cui si tratta proprio di insegnare e imparare, ma non nel senso scolastico del termine, nel senso di mettiamoci insieme, ti faccio vedere quello che io so fare, quello che io ho imparato e cerco di metterti in grado il più velocemente possibile di farlo anche tu. Ecco, ma questo è un cambiamento di paradigma, perché noi siamo ancora fermi alla la richiesta di più soldi di qua o più soldi di là. Siamo una nazione che è in fallimento. Io trovo che siano molto belli certi discorsi che sento fare anche in televisione da alcuni, per fortuna non tutti, ma da alcuni degli indignati. È chiaro che anch'io vorrei che tutti i furbi che hanno rubato l'Italia, hanno rubato 2 milioni di no, aspetta, come sono? 2.000 miliardi di euro, le cifre si perdono tra lira e euro, una cifra spaventosa, però per far sì che questa gente restituisca i soldi vuol dire riuscire a mandare al Parlamento della gente che cambia le leggi, che riconosca il Parlamento che siamo stati prigionieri di una ganga mafiosa per 50 anni. Ma non possiamo pensare di farlo da qui a 3 mesi un cambiamento di questo genere. C'è la gente che inizia a avere dei problemi primari, dobbiamo trovare delle risposte a questi problemi primari. In Grecia la gente va in ospedale, le medicine salvavita o se le compra con i suoi soldi o non gliele danno più. Ci rendiamo conto di che cosa stiamo affrontando? E per anni tanti con tanti compagni continuiamo a dire ragazzi si va a sbattere, bisogna organizzare strutture di ammortizzazione per la gente, non possiamo aspettare che le faccia lo Stato, perché non abbiamo oggi la capacità di vincere, abbiamo la capacità di resistere, di creare delle situazioni di resistenza umana verso questa macelleria sociale che viene avanti. Ecco, io mi fermo qua, se c'è qualcuno magari meglio vivacizzare questo incontro con delle domande diventa più agile. Benissimo, grazie Jacopo, capisco anche che sia difficile parlare a una camera senza vedere, però ti posso dire che qui c'è un pubblico molto vasto e molto, molto attivo e anche molto cosciente. Adesso lo sento dagli applausi e vi ringrazio. Grazie a te. Allora adesso abbiamo un teatro pieno. Allora adesso questa qui sarà un po' differente rispetto agli altri relatori, agli altri interventi, perché siccome non abbiamo Jacopo qui personalmente, non possiamo incontrarlo, abbracciarlo, stringergli la mano e chiedergli le cose,
di persone, anche se ci piacerebbe averli qui, accetteremo le domande al pubblico, a differenza degli altri relatori. Quindi se avete delle domande, vi passo il microfono, venite qui, gliela ponete direttamente a Jacopo e così iniziamo un dialogo di questo tipo. Grazie, come sei buono con me. Qualcuno ha delle domande da fare, se no parto io con le mie, però non volevo monopolizzare subito la discussione. No, vai tu. Vado io? Sì, dai, vai. No, boh. Allora, sicuramente vado io allora. Vai. Sì? Ah, ok, prego, abbiamo una domanda. Tutto bellissimo, stupendo. Sì, Jacopo? Sì, sì. Okay. Però io oggi qui ho visto tanti uomini, cioè tante persone, e la figura della donna in tutto questo movimento, cioè che rilevanza ha? Qual è la sua importanza? Beh, c'era anche la... Bene, abbiamo appena avuto Ellen Berman delle Transition Down. Cioè, non lo so, comunque penso che la domanda sia rivolta a Jacopo, ma sentiamo, insomma, se vediamo. Jacopo, ho chiesto la figura della donna. Ma io penso che le donne siano fondamentali, se no come facciamo a vivere? Cioè, credo che sia importante capire che i maschi hanno un ruolo e le donne hanno un altro ruolo, che è diverso ma è paritario. Voi sapete fare delle cose che noi non sappiamo fare e viceversa. Io credo che sia fondamentale accogliere questa differenza. Credo che uno degli aspetti di Alcatraz è che la maggioranza delle persone che dirigono non solo Alcatraz ma tutti i gruppi che sono connessi con Alcatraz sono donne. Ci sono ovviamente anche degli uomini che danno il loro contributo, ma proprio perché la donna è più brava a gestire una serie di cose, secondo me è anche più brava ad avere il comando delle situazioni. Poi quando c'è da far fatica, noi maschi siamo bravi e magari abbiamo anche qualche idea. Tra l'altro mi viene in mente proprio sulla base di questo stimolo mi viene in mente l'idea del microcredito che ha salvato milioni di persone dalla povertà e che è stato portato avanti dalle donne, perché nei paesi poveri, nell'India, in Pakistan, in Bangladesh, il microcredito dove si davano $50, $100, quando venivano dati agli uomini li perdevano in prostitute, droga e alcol, e le donne invece li tenevano tutti quanti, facevano i loro lavori, economizzavano e ritornavano tutti quanti i soldi. Quindi le donne sono non solo fondamentali, ma di più di fondamentali, se vogliamo dirne una, e ne abbiamo la prova scientifica. Sì, ma cioè, io credo che ormai esista nel mondo un movimento che ha imparato la lezione del femminismo degli anni 70. Dovunque si guarda, appunto, in particolare nel terzo mondo, ma anche in Italia, in Europa, all'interno dei gruppi che realmente sono gruppi creativi e sono realmente dei gruppi innovativi che vogliono fare delle cose. E quando tu vuoi fare delle cose è chiaro che il ruolo della donna diventa importantissimo, perché non puoi pensare di affrontare la difficoltà di grandi realizzazioni se non riesci a mobilitare il 100% delle tue energie, semplicemente fallisci. Non è possibile, tant'è che appunto la politica degli anni 70 è fallita proprio quella, no? Cioè a un certo punto le donne hanno detto: ma sapete cosa, voi lottate per un futuro migliore fra 100 anni, noi vogliamo migliorare il presente. Ma questo aspetto di migliorare il presente, cioè non fare azioni che mi pagheranno fra 100 anni quando andrò al Parlamento, avrò la maggioranza del potere con tutta gente buona, onesta, intelligente, ma adesso la nostra domanda è come miglioriamo adesso la situazione. Non è pensabile di farlo senza tutte le nostre energie, maschili, femminili, omosessuali, diverse, psicotiche, tutto quello che abbiamo dobbiamo metterci dentro. Grazie. Abbiamo un'altra domanda? Sì, ciao. Volevo sapere, siccome hai parlato prima dello sharing delle competenze, volevo sapere come nella pratica, come la vedevi, la condivisione delle competenze, come
delle, perché già internet sta già facendo molto da questo punto di vista, nell'ambito di un villaggio globale, come viene spreadato. Ma guarda, da questo punto di vista noi abbiamo avuto un'esperienza un po' curiosa, cioè 10 anni fa noi siamo, diciamo, non siamo un'organizzazione, noi siamo una flotta di micro aziende o individuali o composte da poche persone che collaborano a una serie di progetti che possono essere un video, costruire un gruppo d'acquisto per i pannelli fotovoltaici piuttosto che qualunque altra cosa, un corso, un evento, eccetera. E quello che abbiamo deciso noi dopo tanti anni di esperienza, sono 30 anni che esiste Alcatraz, è quello ad esempio di non fare più assemblee. Può sembrare una cosa folle, ma noi abbiamo deciso che per la nostra esperienza l'assemblea serve più che altro per, perché delle persone, generalmente dei maschi appunto, si mettono in bella mostra, ci siano degli scontri tra vari galli, eccetera, eccetera. Mentre invece quando noi, uno di noi vuol fare un progetto, parla individualmente con tutte le persone che servono per quel progetto, non si fanno tanti discorsi teorici perché si discute come facciamo a fare questa cosa, ti piace, non ti piace, se ti piace come la facciamo. E questo porta fuori appunto la competenza delle persone e ti permette di lavorare in concreto senza perdere tempo a discutere. Cioè uno dei problemi secondo me allucinanti che c'è tra la gente che vuole migliorare il mondo, che prima di fare una cosa passa un anno a discuterne, invece è molto più semplice, se inizi a farla subito, strada facendo, vedi cosa funziona e cosa non funziona. E... infatti volevo proprio riprendere e farti una domanda specifica su questo che mi piace veramente tanto, un po' l'idea di quello che è in qualche modo è emergente, che non è imposto, pensato per 2 anni, studiato, progettato, fatto, modellato come se fosse un sistema perfetto, che poi sappiamo che non è perfetto perché noi siamo organismi biologici che hanno delle differenze, che ci sono delle variabili che non vengono conteggiate, e quindi come la Khan Academy è stata per l'istruzione, che è partita facendo tutoraggio alla cuginetta che non sapeva, adesso è la più grande scuola del mondo, e è tutto nato e cresciuto in maniera emergente. L'esempio che facevi di provare, testare, cioè fare dei piccoli laboratori dove si scambiano le conoscenze, si prova, questa cosa funziona, questa cosa non funziona, invece che studiare 20 anni, diventare ingegnere, avere 15 lauree e poi dire ok, adesso so tutto. Questa cosa secondo me è molto interessante e mi piace vedere che la tua esperienza, le storie che ci racconti sono in perfetta linea con i relatori che ti hanno preceduto, che hanno proprio raccontato dal parco per l'energia rinnovabile, dalle transition town e tutti gli altri esempi di provare, testare e sentire con mano quello che c'è nel territorio, vedersi in faccia e provare insieme a fare le cose prima di tutto. Assolutamente, è lo stesso problema, l'abbiamo affrontato progettando l'ecovillaggio, molti ci chiedevano di creare delle strutture, degli obblighi, delle modalità, degli orari di lavoro volontario obbligatorio, delle assemblee eccetera. Noi abbiamo rifiutato tutto questo sistema qua, anche i sistemi di selezione, perché ovviamente facciamo una selezione, cerchiamo di evitare che della gente completamente fuori di zucca venga a creare dei problemi in questa cosa che sta per nascere. Ma al di là di questo ci siamo resi conto che qualunque criterio di selezione è un criterio sbagliato, perché tu non potrai mai sapere, no, se quello che sembra che è fatto in un modo è com'è veramente. Questo riguarda la persona che va in giro col SUV o la persona che è macrobiotica e equo solidale. Si tratta di verificare le persone nella pratica. È chiaro che se tu fai un ecovillaggio e ci vanno a vivere 200 persone ci sarà qualcuno antipatico, qualcuno stupido, ma gli stupidi sono sempre dappertutto. Ma se tu crei dei meccanismi di selezione, di burocratizzazione, di cristallizzazione delle relazioni, degli obblighi, delle leggi, cioè diventa una roba insostenibile. È chiaro che nel momento in cui io lavoro con la gente che mi sta simpatica, con la gente che ragiona in modo tale che io mi ci posso trovare, ed è chiaro che io selezionerò queste persone sulla base della loro capacità di lavorare al livello che a me sembra giusto.
Ma questo è ovvio che no, non puoi trovare, non è che perché facciamo una cosa alternativa possiamo fare una roba perfetta che soltanto quelli che sono puri come angeli ci vanno a vivere, no? Devi affrontare il rischio, devi affrontare la biodiversità, magari quello che ti sembra uno antipatico poi ha delle risorse che non penseresti mai. Bravo. È un pochino su tutti i livelli. Pregiudizio col fatto appunto della pratica, vediamo in pratica. Noi abbiamo un movimento che oggi, perché non abbiamo un'agenzia centralizzata che vende a tutti noi la telefonia cellulare piuttosto che le automobili ecologiche, eccetera, eccetera? Abbiamo fatto i gruppi d'acquisto sul cibo e va bene, sui pannelli fotovoltaici va bene, ma potremmo farlo su tutto. Perché non si fa? Perché c'è troppa gente che discute troppo e c'è troppa poca gente che si rimbocca le maniche e inizia a fare le cose. Proprio sulla biodiversità e sulla diversità che si celebra il cambiamento e la forza di un organismo e della società, e noi ne siamo un esempio perché siamo tantissime realtà che sono venute tutte quante insieme per celebrare le nostre diversità e per trovare dei punti di comune tramite un dialogo senza stare a discutere sui massimi sistemi del nulla, ma di vedere in pratica che cosa si può fare. Abbiamo un'altra domanda. Ciao Jacopo, volevo chiedere una tua opinione su questo. In questo momento è un po' difficile per l'Italia perché ci sono un sacco di persone che hanno nessun lavoro o comunque hanno perso il lavoro o comunque non sono né nel lavoro né nell'educazione. E volevo chiederti, secondo te, sempre parlando di questo periodo di transizione in cui alcune cose dovranno cambiare, quali sono o quali immagini che possono essere gli elementi importanti da tenere in considerazione per queste persone che hanno questo tipo di difficoltà in questo momento? Grazie. Ma io, come ho detto prima, credo che ci sia un'urgenza drammatica proprio per organizzare una serie di salvagenti, quello che è successo in Argentina. In Argentina si sono salvati perché sono riusciti a fare questi grandi mercati del baratto, banche del tempo, gruppi d'acquisto, consociazioni, cooperative e quant'altro. Cioè, l'unica speranza è che la gente si metta assieme e faccia muro contro questo tsunami che si sta venendo addosso. C'è poi un discorso a livello globale e diciamo più politico. Io credo che l'Italia sia sotto una cappa e credo che il fulcro di questa cappa, ahimè, non viene visto dalla stragrande maggioranza del movimento. La prima cosa contro cui noi dovremmo concentrare le nostre energie e che tocca più da vicino le persone è la follia burocratica. Il sistema di codicilli, di cose, eccetera, eccetera, di regole, sottoregole, è quello che dà il potere ai politici, per cui un politico decide alla fine se tu l'attacco la fai oggi in ospedale, domani, fra una settimana o fra sei mesi, se puoi aprire l'attività o non aprire l'attività. Ma ci rendiamo conto che non esistono le liste di attesa negli ospedali e appunto l'attacco la fai quando decide la burocrazia e se tu non hai un amico passano davanti 32 davanti a te. Cioè, questa situazione è la situazione, io credo, insieme alla vergogna dei soldi che si pappano ai politici, la cosa che fa più incazzare gli italiani, perché te lo rendi conto che quello lì l'attacco l'ha fatto il giorno dopo e tu invece hai dovuto aspettare sei mesi. E parla con chiunque abbia voluto aprire un'attività, fare qualcosa di diverso, costruire una casa, qualunque attività fondamentale. Noi ci stiamo appunto scontrando con tutti i problemi di fare, ad esempio c'è tutto un quartiere in autocostruzione, una cosa di una complicatezza pazzesca. Allora l'Italia ha un tappo che è l'origine della potenza dei politici, è quello col quale ci mungono, perché ci controllano quotidianamente il permesso di fare o non fare. In Germania, in Svizzera funziona in maniera completamente diversa. Poi se lì fai l'autorizzazione te la danno subito, se poi fai una cazzata ti fanno a pezzi.
E qui invece c'è, ti salvi sempre, ammazzi anche una persona, alla fine ti salvi perché c'è l'indulto, il condono, l'errore formale, il vizio di forma, il codicillo, il cavillo bizantino, eccetera eccetera. Ed è tra l'altro poi quello che crea la possibilità della corruzione, dell'inefficienza, dell'evasione fiscale, del fatto che la finanza becca la gente che evade ma poi non riesce a farsi pagare i soldi perché quelli si appellano contro appello, contro coso, decadenza dei termini, eccetera eccetera. Ed è lì che acquista forza la mafia, che grazie a leggi assurde, complesse, che si contraddicono, riesce poi a trovare il modo di fregare gli imprenditori onesti e far andare avanti gli imprenditori collusi. Ma mi spiegate perché la sinistra non parla o parla pochissimo in modo secondario di questo problema della lotta alla follia burocratica e al non funzionamento delle regole, della legge? Non c'è certezza della legge. Se noi liberassimo il popolo italiano da questa follia della burocrazia, avremmo possibilità di combattere gli altri grandi mali, evasione fiscale, mafia, truffe, spreco, eccetera eccetera, ma avremmo anche la possibilità di dare una sferzata di energia alla gente, di possibilità, di libertà. È chiaro che gli investitori stranieri, tra l'altro, non vengono in Italia e noi perdiamo migliaia di posti di lavoro potenziali, ma perché devono venire in un paese dove un processo per incassare dei soldi di uno che non ti ha pagato dura 9 anni? Ma vogliamo scherzare? Se non si riesce a rompere questo gioco della burocrazia demente, noi non ci risolleviamo, oppure ci risolleviamo facendo una cosa molto semplice, quello che vogliono fare i banchieri, cioè far pagare la crisi a chi non c'ha già adesso un becco di un quattrino. Diciamo, io mi hai già introdotto un po' quello che voleva essere la mia domanda, cioè sinceramente io politicamente mi sento totalmente disorientato, cioè politicamente che cosa possiamo fare? Questo è un po' il punto della mia domanda. Non so proprio cosa fare politicamente, perché vorrei che lo Stato mi ascoltasse, visto che appunto la sinistra dice non parla di queste cose, il telegiornale non parla di queste cose, nessuno parla di queste cose, parliamo solo noi, allora parliamo tra di noi, ma dobbiamo riuscire ad arrivare anche a farcela ascoltare. Però non so proprio come partecipare. Ma io credo che abbiamo tutti la possibilità quotidianamente di far fare dei passi avanti a questo modo di vedere. Oggi in Italia ci sono, secondo me, almeno 1 milione, 2 milioni di persone che ad esempio sabotano costantemente questo sistema delle multinazionali del dolore, rifiutandosi di comprare determinati prodotti. Io ho fatto modestamente nella mia vita un danno alla Coca-Cola, perché da quando ho 13 anni ho smesso di bere Coca-Cola, non faccio il pieno da almeno 20 anni negli AGIP, non compro prodotti Nestlé e i miei soldi non li vedranno mai perché non glieli do. Se poi riesco a fare un gruppo d'acquisto, anche questo è un modo di fare politica. Se riesco a fare un momento di collaborazione, di socializzazione con gli altri, una festa, una cooperativa, anche questo è fare politica. Cioè, secondo me dobbiamo uscire dalla logica che per contrastare questo potere dobbiamo per forza trovare un partito. Non c'è un partito, il partito... rendersi conto che noi abbiamo un potere colossale. Noi abbiamo in Italia, si dice, 5 milioni di volontari, 7 milioni di pacifisti, no? Quando mettiamo le bandiere a tutte le finestre d'Italia, siamo tanti. Il problema è che solo di questa gente qui, solo una piccola parte ha capito che voti ogni volta che fai la spesa e che noi abbiamo un bazooka nelle mani, che sono i nostri consumi consociati. Se noi riuscissimo a mettere insieme 100.000 persone in Italia, solo 100.000 persone su 7 milioni potenziali, uno su 70, ma noi potremmo avere la nostra telefonia, potremmo avere le auto elettriche a prezzi decenti. Noi abbiamo fatto dei progetti su questo, ma non ci sono le forze, non interessano abbastanza persone. Il movimento sta lì a discutere. Bisogna farle le cose, e qui dietro c'è un grosso discorso sulla professionalità. Cioè, cambiare il mondo è una roba difficile, mi dispiace, non è pensabile che uno dice, cambia il mondo, no?
La cosa grandiosa del Transition Town è che studiano i problemi, che provano, sperimentano, si mettono lì. Questa è la logica, secondo me, che dovrebbe andare avanti e che è l'unica speranza, anche perché fra un poco, appunto, la situazione peggiorerà radicalmente e o troviamo questo oppure la qualità della vita della gente precipita. Non c'è un'altra soluzione, tocca trovare, fare gli orti popolari, fare i corsi per coltivare gli orti, piantare gli alberi da frutto per le strade, cioè tutte robe che servono alla gente, serve inventarsi dei modi diversi di passare il tempo libero che non costino, serve disertare, no, tutto il sistema del paese dei balocchi, dei supermercati, gli ipermercati, gli ipercinema. Non abbiamo bisogno di questa roba qui, è una rottura di coglioni. Possiamo fare l'amore, possiamo mangiare assieme, possiamo fare tantissime cose che non costano niente o che costano un po' di impegno. Noi da anni, ad esempio, una delle cose più divertenti che facciamo è i portaparti. Siccome è complicato che uno fa da mangiare per tutti, si fa una festa, tutti portano qualcosa a mangiare, ce n'è sempre di più per quel che serve. L'essere umano è meraviglioso quando inizia a collaborare, abbiamo un potere sterminato, abbiamo una cultura che ci ha detto per secoli che non siamo buoni a far niente, che se non c'è il grande leader del grande partito, se non c'è la grande ideologia che mi sostiene, non posso fare nulla. Invece possiamo fare un sacco di cose, casa per casa, anche andare al bar la mattina sorridenti, cazzo. Ma è mai possibile? È una guerriglia di un sentimento diverso per il mondo. Anche andare al bar e raccontare una barzelletta, far ridere qualcuno, è un'azione rivoluzionaria, è il discorso della comicoterapia. E a proposito di cibo, come dicevi tu giustamente, bisogna trovarsi, mangiare assieme, parlare, sentirsi. Infatti noi questa sera ci ritroviamo e questo simposio non è un posto dove ci sono 4-5 che stanno sul palco e parlano a vanvera e gli altri ascoltano. Abbiamo le pause, ci si ritrova e stasera ci troviamo 100 persone attorno a un tavolo e si chiacchiera, ci si vede in faccia, si mangia assieme, cioè si vive assieme, insomma. Ma questo, ragazzi, è il nuovo metodo di far politica, sono d'accordo con voi. La cosa che, appunto, quando abbiamo fatto questo convegno a Alcatraz del Transition Town, che mi ha esaltato, è che questi compagni inglesi dicevano: è vietato nella nostra organizzazione fare un incontro politico se non c'è una festa, perché se non c'è la festa, se non c'è il sentimento, l'amicizia, la condivisione, l'emozione, tutto il resto sono chiacchiere. Invece si parla poco, si fa una bella festa e poi ci si rimbocca le maniche. Bene, bellissimo. Ho ancora tempo per due domande. Ciao Jacopo, sono Delio, volevo intanto ringraziarti perché ci stai commuovendo e qui la sala è veramente molto accogliente su tutto quello che stai dicendo. Io per primo sono veramente molto emozionato. Vorrei chiedere, visto che concordo perfettamente per esempio sull'esempio della telefonia che hai fatto così indicativo sul fatto che noi ci potremmo riorganizzare e soddisfare benissimo il nostro bisogno di comunicare occupandoci della telefonia in maniera competente e in modo da non chiedere a qualcun altro che poi lo faccia. E visto anche la domanda successiva, ma puoi anche rispondermi a una domanda sola, sarebbe: quale secondo te è lo scenario della crisi che ci hai così ben chiaramente annunciato e che tutti in qualche modo siamo consapevoli, visto che questa crisi verte su un'origine, un'essenza finanziaria, quindi monetaria? Come potrebbero i cittadini non tanto chiedere a un qualche partito politico o una qualche istituzione? Io faccio anche parte del movimento Occupy, oltre che del movimento Zeitgeist, e sto cercando di far dialogare il più possibile tutte le realtà. In una mossa sola, visto che la crisi è imminente, come possiamo, visto che il potere è nostro, rifiutare questa moneta che ci sta portando questa crisi e in tempi più rapido possibile, comunque in risposta a questa crisi, organizzarci collettivamente, tecnicamente e in maniera competente per sostituire domani mattina
una qualunque forma monetaria di cui evidentemente abbiamo bisogno, e quindi rispondere alla crisi senza doversi riorganizzare in un qualche partito, ma semplicemente facendo le cose. Spero di essermi... Dici cose molto belle. Comunque non credo che domani mattina riusciamo a uscire dal sistema finanziario mondiale. Bisogna fare i conti con la realtà di questo momento e soprattutto col fatto che bisogna iniziare a affermarlo che la maggioranza del movimento progressista in Italia, compresa gran parte dei vari movimenti indignati eccetera eccetera, non sta a ragionare in questa maniera qua, cioè non si pongono il problema concreto, si pongono il problema di lanciare insulti al potere, legittimo peraltro. Si pongono problemi fondamentali ma non immediati. È chiaro che dobbiamo cancellare il segreto bancario, cancellare i paradisi fiscali, cancellare la possibilità di fare speculazioni eccetera eccetera, ma non possiamo farlo domani mattina, ahimè. Dobbiamo renderci conto di questo, di questa cosa, e quello che noi possiamo fare è sviluppare quello che riusciamo a fare e parlare con gli altri compagni e cercare di spiegare che è solo sulla via della concretezza che avremo dei risultati. Poi secondo me, voglio dire, in questo momento qui sarà molto la realtà a insegnarcelo, anche perché io spero che verrà fuori sempre di più il fatto che questa crisi è una truffa, perché quando tu hai lo Stato italiano che butta via tra spreco, burocrazia folle, evasione fiscale, spese militari, lussi dei politici e mafia, e soldi rubati dalla mafia, sono 500 miliardi di euro all'anno. Noi non abbiamo problemi di soldi, abbiamo problemi che abbiamo una scimmia sulla schiena che ci succhia il sangue. Allora io spero che lì poi ci sarà anche una reazione politica. Ma funzionerà la reazione politica se riusciremo a colpire pezzo per pezzo le cose, prima un pezzo, poi un altro, no? Con metodo. Lì c'è un ragionamento di appunto qual è il primo obiettivo. Secondo me, lo ripeto oggi, sul discorso di far saltare la follia burocratica del sistema italiano, troviamo delle grandi alleanze. Secondo me bisognerebbe concentrare le forze lì. Ma il 99% del movimento oggi in Italia sta guardando altrove. Si tratta di sperare che tutta una serie di discorsi, che in tanti comunque stiamo facendo, anche se siamo una piccola minoranza del movimento, comunque non stiamo zitti, per cui continuiamo a rompere i coglioni. Speriamo che sempre più persone si rendano conto. Io ho provato a lanciare un appello, ma hanno risposto in maniera entusiastica a 120 persone. Con 120 persone è molto bello, possiamo dire segniamo il punto della bandiera, però non si va da nessuna parte, non è ancora il momento. Probabilmente la gente pensa che questa crisi qua non ci colpirà, speriamo che abbiano ragione loro. Io temo che già alcuni segnali un po' pesanti si vedono nella qualità della vita della gente. Abbiamo davanti un grosso problema e abbiamo poche energie, però almeno concentriamo quelle che abbiamo su qualcosa che serva veramente subito. Grazie, ancora una domanda. Ciao Jacopo, a proposito di burocrazia, volevo chiederti la tua opinione sul censimento 2011. Volevo sapere... siccome ci sono in certe regioni delle domande che sono poche, in altre regioni sono veramente tantissime domande che io ho reputato antidemocratiche, non solo io, e sono di origine greca. Io penso che in Grecia poi sono state messe tasse, ulteriori tasse da dati che la gente aveva messo nel censimento, nell'ultimo censimento. E se avevi qualcosa da consigliare, se poi dobbiamo ubbidire, dobbiamo far sentire la nostra voce. Grazie. Guarda, confesso la mia totale ignoranza del censimento. Nessuno mi ha mandato nessuna scheda da compilare, forse perché siamo in montagna, non sono ancora arrivati, ma rifletterò su questa cosa. Mi hai dato uno spunto di riflessione, ma non ne so veramente niente. Salve a tutti.
Io è da un po' che sto qui, da un po' che sento Zeitgeist e Venus Project. Io vengo dall'Argentina, sono un testimone oculare di quello che è successo un po' di tempo fa. Vi posso garantire che tante persone in Argentina, quando succedono problemi del genere dove nessuno sa cosa fare, ci si avvicina. E quando si ci avvicina le soluzioni arrivano. Io vi posso garantire che se l'Argentina è uscita, uscirà anche l'Italia. I miei nonni hanno combattuto. Abbiamo combattuto nella guerra, quindi oggi siamo qui, io sono venuto da Recanati, ho fatto tanti chilometri, ho dormito e non sono riuscito neanche a dormire in treno e ancora ho l'energia per dire che l'Italia ce la fa. Quindi se lo dico io, lo dite anche voi, l'Italia ce la fa. Grazie. Jacopo, è stato veramente un piacere. Ma non hai sentito? Non ho sentito nulla. Oh, peccato. Che peccato, ti manderemo poi il video. Un ragazzo argentino ha dato una testimonianza e sostanzialmente ha detto: io vengo dall'Argentina, ho visto che è successo lì, noi ce l'abbiamo fatta perché ci siamo dati una mano a vicenda, e se ce l'ha fatta l'Argentina ce la fa anche l'Italia. Bene, grazie. Jacopo, è stato veramente un piacere immenso sentirti e parlare con te. Ti abbracciamo tutti quanti da questa, insomma, a distanza, però magari un giorno ci vedremo anche di persona e ci abbracceremo di fronte. Bene. Andiamo a trovarci. Grazie anche a me, è piaciuto questo incontro. Un abbraccione, tanti auguri e in culo alla crisi e alle stronze. Grazie. Thank you.